Io ho ereditato una situazione sul piano, sul versante dell'industria delle piccole e medie imprese che rispecchiava due momenti contrastanti. Da un lato una criticità acuta del mondo produttivo, dall'altro capacità di mettere in campo da parte della Regione Basilicata circa 150 milioni di euro, tra bandi e risorse investite da investire per la reindustrializzazione dei siti produttivi dismessi. Abbiamo dato un'ulteriore accelerazione a questi bandi, abbiamo tentato di dettare tempi anche molto più certi per le imprese ammesse a finanziamento, per la loro consegna della documentazione necessaria di asseveramento innanzitutto da parte delle banche e degli istituti di credito per procedere nell'investimento, e abbiamo anche contattato tutte quelle aziende che, utili in graduatoria, dovessero essere chiamate, a mio giudizio, ad esprimere una volontà a continuare nella ipotesi di investimento oppure a rinunciare, perché la crisi economico-finanziaria e soprattutto rispetto all'accesso al credito ha determinato più di qualche ripensamento negli imprenditori che anche in quell'occasione, sia nelle manifestazioni di volontà, sia nei bandi per le piccole e medie imprese, avevano sostanzialmente manifestato. E allora noi abbiamo registrato come in Valbasendo si sta andando avanti sugli investimenti, come nell'area industriale della Martella a Matera, così come il bando Valdagri ha dato risultati positivi, così quello del Senisese. Noi stiamo cercando di accelerare da un lato e dall'altro cercando di capire se possiamo inserire ulteriori aspetti normativi come i contratti di rete e come il contratto di sviluppo a valenza regionale per creare una sorta di negoziazione più diretta con quegli imprenditori nazionali e internazionali e anche regionali, ovviamente, che hanno volontà, qualità, capacità, interesse e passione ad investire in Regione Basilicata. Io penso che le ricadute occupazionali saranno significative, nel numero di qualche centinaio. Ovviamente i tempi della recessione con misure, diciamo, quasi anticicliche come quelle messe in campo purtroppo non sempre ci consegnano ottimismi. Soprattutto perché non ci consentono di cogliere gli obiettivi e i risultati in tempi piuttosto rapidi. Abbiamo in ultimo su questo tema, insieme al collega Viti, messo su un'azione congiunta, sinergica dei due dipartimenti, formazione, cultura e attività produttive, soprattutto per affrontare insieme le emergenze che pure sono sul tavolo e sul tappeto dell'interlocuzione nazionale da parte della Regione Basilicata, e stiamo cercando anche di portare, non dico a soluzione, ma avviarli in chiave positiva, non solo in termini di proroga di cassa integrazione in deroga, di mobilità e quindi di quell'assistenza necessaria che accompagni gli operatori fuoriusciti dal mondo produttivo e occupazionale, ma anche per cercare di reindustrializzare quei siti dismessi.